Conto alla rovescia per il Consiglio dei Ministri di domani, attesa discussione sulla riforma della giustizia. Sempre più aziende non pagano gli stipendi, il monito della CISL. Faremo pagare anche gli interessi. Cambia volto l'area di via Trozzetti, giù le storiche case popolari, un progetto da 7 milioni di euro. Gioca con il fuoco e incendia la camera da letto, paura cittadella in una comunità per minorenni. La storia del Veneto, protagonista della 71esima mostra del cinema di Venezia. Cambia volto il sottopasso ferroviario, artisti per passione, capotreno e capostazione. Primi allenamenti per il basket bassano agli ordini di coach Campagnolo, nuovi volti e nuovi talenti. Buonasera e ben ritrovati telespettatori a questa nuova edizione di Bassano TG. Come avete appena sentito dai titoli, iniziamo il telegiornale con il Tribunale di Bassano, perché è conto alla rovescia per il Consiglio dei Ministri che domani dovrebbe occuparsi proprio di riforma della giustizia. Sentiamo. Le notizie che ho incrociate è che domani non decideranno nulla in tema di geografia giudiziaria. Insomma, domani si preannuncia l'ennesima fumata nera. Quasi certamente il governo non si occuperà della riforma della giustizia, o almeno non della sua prima fase, quella che ha decretato la chiusura del nostro tribunale. Il rischio dunque è che il caso Bassano venga discusso solamente alla vigilia dell'ultimo giorno utile. Dunque il 3 settembre è un sabato, ma il 12 è un venerdì. Quindi ci sarà un Consiglio dei Ministri quel venerdì 12. E quindi là, all'ultimo giorno, in modo che dopo la gente non abbia tempo per protestare, no? Perché poi basta, non c'è più termine, no? Faranno quello che devono fare. Difficile però pensare che il governo possa non dare risposte al Veneto, schieratosi compatto per il nuovo tribunale della Pedemontana. Più di così il territorio non può fare, perché noi abbiamo il parere di tutti, dai singoli cittadini, ricordo 25.000 firme autenticate, abbiamo la regione, sempre Zaia. Abbiamo le province interessate al Tribunale a Pedemontana Veneta. Allora, uno Stato non può disconoscere la volontà del territorio, soprattutto quando è a questi livelli, cioè tutti lo chiedono, punto. Quindi lo Stato adempie, a meno che non mi dica no, perché non può stare in silenzio. E se così avvenisse, il territorio è già pronto a dare battaglia. Un governo che risponde negativamente o che fa finta di non rispondere a una richiesta così pesante del territorio per avere giustizia, non per avere soldi, ma per avere giustizia, mi preoccupa molto. E a quel punto là faccio fatica a riconoscerlo come volontà di un cittadino italiano che vive qua in Veneto. No? Quindi Zaia l'aveva anticipata, no? Che era battaglia e piave. È vero alla fine, perché alla fine vedremo, noi siamo qua, stiamo chiedendo giustizia. E lo Stato ti dice non te lo, resta nel caos. Economia e lavoro ancora sotto i riflettori con la denuncia della CISL. Sempre più imprese bassanesi pagano in ritardo i loro dipendenti. Non si prospetta un ritorno al lavoro il prossimo settembre positivo, lo si capisce anche da un problema come quello degli stipendi. Sì, assolutamente, noi abbiamo registrato in questi mesi un aumento delle aziende che sono in ritardo col pagamento di stipendi, che ci preoccupa e che ci fa riflettere su quali sono le iniziative che dovremmo prendere su questa materia. E allora quali iniziative dovrete prendere? Noi pensiamo a due iniziative sostanzialmente. La prima è che applicheremo il contratto che prevede un interesse nei ritardi sugli stipendi superiori ai 15 giorni e quindi applicheremo quegli interessi per i lavoratori che verranno a chiederci di assisterli. E la seconda iniziativa è quella che terremo un registro delle imprese che sono in ritardo con i pagamenti e se serve lo renderemo pubblico. Mediamente quante sono le aziende o in che percentuale quelle che hanno questo problema? Ma noi ne abbiamo già censite almeno una ventina. Siccome noi non siamo presenti in tutte le aziende, stimiamo che il dato sia almeno il doppio, fra le 40 e le 50 aziende che sono in ritardo, quindi solo nel bassanese, quindi non allargandoci molto. E a proposito di aziende, è di oggi l'appello del ministro che dice non licenziate e salvate i posti di lavoro. Sì, gli appelli non servono molto, ci vogliono le iniziative, l'economia e le imprese hanno bisogno di atti concreti e quindi che il ministro faccia gli atti che deve fare e non gli appelli.
E per molte aziende sarà un autunno caldo e proprio a questo tema abbiamo deciso di dedicare il nostro TG Linea Aperta di questa settimana con il seguente quesito. Crisi, embargo, maltempo, la ripresa si allontana. E la politica, come sempre, potete farci sapere la vostra opinione inviando un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene oggi sull'allarme microspaccio lanciato dal questore di Vicenza, Gaetano Giampietro. Le parole della questore di Vicenza, ha dichiarato Zaia, rappresentano un segnale forte e chiaro. Nei nostri territori non c'è spazio per gli spacciatori di droga. Fondamentale è non abbassare la guardia, perché i dati su Vicenza e anche a livello regionale confermano che la lotta al traffico di sostanze stupefacenti è una priorità. E la polizia del commissariato di Bassano ha notificato nelle ultime settimane 16 provvedimenti restrittivi emessi dal questore di Vicenza a carico di altrettanti soggetti pregiudicati o con pendenze in corso. Si tratta di 4 avvisi orali e di 12 fogli di via obbligatorio dal territorio comunale di Bassano. Tra le persone colpite da foglio di via, anche i responsabili delle famose truffe dello specchietto. Da oltre 70 anni dominano l'area industriale di via Trozzetti, ma ora le case popolari sono nate adesso dove furono nate con le storiche smalterie bassanesi. Ora hanno le ore contate. È ormai conto alla rovescia per il destino delle case popolari di via Trozzetti. Per ATER, gli stabilimenti realizzati alla fine degli anni 40 dalla famiglia Western, proprietaria delle storiche smalterie, vanno abbattuti e ricostruiti. Io ho seguito il progetto quando ero ancora consigliere comunale di minoranza e ricordo che l'obiettivo era duplice. Da una parte raggiungere un'efficienza energetica maggiore, dato che gli edifici sono molto, molto vecchi, e dall'altra anche aumentare il numero di appartamenti. Un'operazione da 7 milioni di euro che dovrebbe vedere inizio a metà del 2015, ma il sindaco Poletto vuole vederci chiaro. Noi incontreremo senz'altro i sindacati degli inquilini o direttamente gli inquilini per capire le loro ragioni e le loro controproposte. Incontreremo poi anche ATER per verificare se non vi siano vie alternative al progetto che fino ad oggi è stato portato avanti. Un'ipotesi presa in considerazione infatti escluderebbe l'abbattimento degli edifici a favore di una loro più semplice risistemazione. E intanto per le 37 famiglie bassanesi che lì attualmente vivono si prospettano mesi complessi. Sui costi dell'eventuale trasloco ATER ha dato delle rassicurazioni, però vogliamo verificare fino in fondo che non ci siano anche alternative un po' più radicali, appunto di una ristrutturazione rispetto al progetto iniziale di abbattimento e ricostruzione. La proprietà degli edifici non è comunale, ma è chiaro che essendo su terreno comunale ed essendo gli inquilini cittadini bassanesi, noi non staremo a guardare, ma saremo a parte attiva cercando la soluzione migliore per tutti. Vigili del fuoco intervenuti in via Lastego a Fonte poco prima dell'una per un incendio ad una Golf alimentata a GPL parcheggiata all'esterno dell'abitazione della proprietaria. Il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. Gli uomini del 115 lo hanno domato impedendo che il fuoco si propagasse alla casa. Non si sono registrati feriti, sul posto anche i carabinieri di Fonte per cercare le cause del rogo, che risulterebbero accidentali. La storia del Veneto, protagonista della 71esima mostra del cinema di Venezia, nello spazio dedicato alla regione. Jacopo Biasi, siete voi? Sì, sono io. Due famiglie venete intrecciate tra loro, i Biasin, coltivatori di terre, e i Querini, aristocratici ma in decadenza, entrambe produttrici di vino che commerciano in tutta Europa, il Raboso del Piave. Questo è il leone di vetro di Salvatore Chiosi, presentato nello spazio della Regione Veneto all'Hotel Excelsior. Io sono uscito da questa anteprima che ho visto con le lacrime agli occhi, con gli occhi gonfi di lacrime, e per fortuna mi sono accorto che non ero solo. E questo significa che è un film fatto in maniera eccellente, dove attraverso questo film si riconoscono i valori del nostro territorio, si riconosce la grande voglia di fare dei nostri concittadini, si riconosce anche la storia. Il film è ambientato nel 1866, periodo tra la caduta di Venezia per opera di Napoleone e la sua annessione all'Italia, recitato rigorosamente in Veneto. Parlare in un dialetto fruibile, dove in dei momenti era un po' più stretto e in altri momenti, diciamo, c'era solamente la caduta.
il suono. Sicuramente non semplice per un attore, ma stimolante, come dichiara una delle protagoniste, Sara Ricci, nel ruolo di una contessa in decadenza. Guardi quel canaletto. Ci ha dipinta tutta la magnificenza di Venezia. Non è stato facilissimo, però è stato molto piacevole. Ho scoperto che mi piacerebbe tantissimo lavorare in questa lingua, perché per me è proprio un'altra lingua. Nel cast anche il veneto Alvaro Gradella. Finalmente ci fa conoscere qualcosa che nei sussidiari famosi della nostra infanzia, nei libri di storia, non ci hanno fatto conoscere. La prima del Leone di Vetro, prodotto da Venice Film, venerdì alle 18. Un film di grande attualità, perché abbiamo scoperto che a 150 anni dall'Unità d'Italia sostanzialmente i problemi di questo paese, anche dal punto di vista dell'attualità, sono quelli della crisi, dell'emigrazione, della nuova emigrazione, quindi non è cambiato nulla sostanzialmente. Pur essendo passati 150 anni dalla fine, dall'Unità d'Italia. Lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria, interessato anche il sottopasso che si trovava in stato di assoluto degrado. Guardate come si è trasformato in pochi giorni. Lavori di riqualificazione del sottopasso della stazione ferroviaria. Normale, direte voi, se non fosse che ad effettuarli sono il capotreno e il capostazione. Succede a Bassano del Grappa, Carlo Inglese e Francesco Saverio Franco, dipendenti di Ferrovie dello Stato, entrambi con la passione per l'arte. Nel loro tempo libero stanno realizzando un murales che occupa l'intero sottopasso, luogo che fino a pochi giorni fa si presentava in uno stato di assoluto degrado. Ora abbiamo realizzato quello che è uno skyline della città di Bassano, che ci permette quindi di inserire quelli che sono un po' i punti caratteristici della città, anche più riconoscibili, più belli, e poi abbiamo inserito una serie di personaggi che rappresentano in un certo qual modo i viaggiatori che si recano al mattino nelle ore diurne, e di qui quindi il colore giallo delle pareti, e invece ritornano a casa la sera e le tonalità diventano più scure, andiamo sul blu. Per come era ridotto il sottopassaggio mi sembrava una occasione enorme di poter portare qualcosa di artistico in questo contesto, diciamo, e stiamo continuando affinché tutto possa essere completato prima possibile, prima delle scuole possibilmente. E il murales di Carlo e Francesco, in arte Grenz, sta raccogliendo il favore dei viaggiatori, anche se c'è già qualche maleducato all'opera. Quello che c'era prima era un obbrobrio, scritte, anche adesso hanno già incominciato a rovinarlo. Noi chiediamo anche un po' di collaborazione da parte dei cittadini affinché possano comunque fare delle segnalazioni, che non ci siano questi effetti degrado, effetto vandalo. E con le prossime immagini raccogliamo la denuncia di una nostra telespettatrice. Il salice che state vedendo si trova lungo l'argine del fiume Brenta, all'altezza dell'imbocco di via Volpato. A farlo cadere il maltempo delle scorse settimane. Da giorni la nostra telespettatrice ha segnalato il problema, ma fin d'ora nessuna risposta. Il timore è che nel caso le acque del Brenta si ingrossino per nuove piogge, l'albero possa essere trascinato a sud dal fiume e finisca per danneggiare il già malmesso Ponte degli Alpini. Parliamo ancora di ambiente. Grazie all'autoproduzione di energia rinnovabile, Etra ha conquistato la candidatura ad un importante premio nazionale. Oltre 7.000 tonnellate di CO2, a tanto ammontano le emissioni di gas serra evitate da Etra nel corso del 2013 grazie all'autoproduzione di energia rinnovabile. L'energia elettrica prodotta dalla multi-utility infatti proviene per il 75% dall'utilizzo di biogas, per il 12% da impianti idroelettrici e per il restante 13% da impianti fotovoltaici. Un totale di 13,9 milioni di kilowatt che hanno coperto il 19% delle necessità energetiche dell'azienda. Etra, spiega Stefano Svegliato, presidente del consiglio di gestione, produce energia rinnovabile con due impianti idroelettrici, impianti di cogenerazione che sfruttano il biogas prodotto dalla digestione anaerobica di rifiuti e fanghi e pannelli fotovoltaici installati nella sede di Vigonza e presso l'impianto di fitodepurazione di Teolo. Etra inoltre gestisce 72 impianti fotovoltaici in 29 diversi comuni che hanno permesso un risparmio di ben 800 tonnellate di CO2.
Per quanto riguarda i consumi, osserva Manuela Lanzarin, presidente del Consiglio di Sorveglianza, nel 2013 abbiamo utilizzato per i nostri servizi poco più di 73 milioni di kilowattora, oltre 4 milioni in meno rispetto al 2012. Proprio per le sue politiche relative all'energia, lo scorso anno Etra è stata finalista nella categoria producer del prestigioso premio Good Energy Award, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente. Siamo alla pagina dell'Alta Padovana. Incendio questa mattina alla comunità per minori Giovanni XXIII di Cittadella. Le fiamme hanno avvolto una camera da letto. Vediamo. Attimi di paura questa mattina alla comunità per minori Giovanni XXIII di Cittadella. Un incendio si è sviluppato all'interno di una delle camere da letto della struttura, avvolgendo un letto, alcuni mobili e dei vestiti. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco da Padova e Cittadella. A dare origine alle fiamme della carta di giornale bruciata inavvertitamente da un giovane ragazzino disabile ospitato dalla comunità. Il fuoco, partito dalle pagine bruciacchiate, si è poi esteso velocemente, raggiungendo un lettino e un altro mobile della stanza. I pompieri hanno estinto rapidamente il rogo e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La struttura, che ha sede al civico 22 di via Pezze a Facca, è stata messa in sicurezza. Le conseguenze sono state modeste e l'edificio è stato dichiarato agibile. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi. E siamo ora allo sport. Primi allenamenti di stagione per il basket Bassano Orange One al Palangarano. Tanti volti nuovi per le foto di rito e l'inizio della preparazione. Un'ora e mezza di atletica prima dei consueti tiri e canestro. È iniziata così la nuova stagione del Bassano Orange One. Agli ordini di coach Pippo Campagnolo e dei vice Sonda e Zen, i rosso-gialli hanno iniziato così un'annata ricca di novità, ad iniziare dalla formula del campionato. L'obiettivo è cercare di arrivare più in alto possibile in classifica. C'è la formula diversa dall'anno scorso, quindi le prime quattro squadre si classificheranno in un'interzona. Dalla quinta in poi il campionato sarà già finito. Quindi l'obiettivo è entrare appunto nelle prime quattro. Quella a formato 2014-2015 sarà una formazione figlia di un giusto mix tra freschezza e esperienza, garantita da veterani come Stefano Gallea. Il campionato non è semplice, lo sappiamo, ci sono squadre che si sono rinforzate, squadre nuove arrivate da campionati inferiori che sono però molto competitive, e quindi abbiamo voglia di far bene e di crescere insieme. Quattro i nuovi acquisti rossogialli: Marco Vian, Alwin Guisse, Elia Prandini e Mattia Bonivento, che assieme ai giovani di scuola bassanese garantiranno a coach Campagnolo le energie necessarie per un basket rapido ed atletico. Sarà sicuramente un basket molto più veloce, soprattutto a livello degli esterni. Abbiamo degli esterni che sono completamente uno diverso dall'altro, con caratteristiche completamente diverse. C'è chi è più tiratore, chi è più penetratore, quindi mi lascia un attimo campo aperto per trovare molte soluzioni. Insomma, la Palangarano ci sarà da divertirsi. Speriamo, speriamo. Non perdete questa sera Focus alle 21.05, dedicato come ogni giovedì alle storie di famiglie ed aziende messe in ginocchio dalla crisi. In studio con il nostro direttore Luigi Bacialli, tanti ospiti, storie di sofferenza e solidarietà, ma anche testimonianze di speranza e fiducia, come quelle di chi viene aiutato dalla vostra solidarietà. Ed ora, come di consueto, vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, ovviamente con Rete Veneta. Arrivederci! Cortese Pietro, Cortesini Francesco, Corti Giovanni, Corsè Bortolo, Cosa Giuseppe, Cosenza Giuseppe, Cosi Carlo, Cossi, Costa Antonio, Costa Davide, Costa Emanuele, Costa Francesco, Costa Giuseppe,